a tutti ragazzi e ragazze, bentornati nel canale. Allora, questo video parte in una maniera un po' diversa dal solito perché ho deciso di fare appunto un video un po' diverso. Voglio mostrarvi la mia skincare routine serale del momento, quindi come mi prendo cura della mia pelle in questo periodo estivo, ma ho deciso di farlo in una maniera un po' particolare. Chi mi segue su Instagram sa che spesso quando acquisto qualche prodotto di skincare nuovo, diciamo che lo testo nelle storie insieme a voi. E poco tempo fa ho fatto una sessione di skincare routine per provare una maschera di Sephora, precisamente quella lì all'ananas, e mi è venuta in mente un'idea. Siccome la skincare routine è sempre la stessa in questo periodo, perché io vado a stagioni, la cambio se fa caldo, se fa freddo, quindi appunto non cambia, allora mi sono detta, perché non proporre un video skincare routine tramite le storie di Instagram? Quindi appunto voi oggi vedrete la mia skincare routine che è sempre la stessa ogni giorno, cambio solamente le varie maschere che possono essere o in tessuto o appunto fatte in crema, nei vari tubicini, nei pack normali. Io spero che questa idea vi possa piacere e io vi lascio la mia skincare routine estiva. Un bacio e al prossimo video. Ciao! Allora, innanzitutto, dopo aver rimosso il make-up, vado a sciacquare ulteriormente il viso con questo gel detergente viso delicato della Derivea. Poi per pulire in profondità ancora di più la pelle, utilizzo questo detergente barra maschera di Elisa Vecca al carbone, che inizialmente è nero e poi andando a strofinare diventerà tipo bollicine. Allora la faccio agire per 5 minuti e l'ho messa solamente in questi punti perché sono i punti in cui ho i pori più dilatati, quindi le schifezze vanno di più in questi punti. Dopo aver sciacquato il viso semplicemente con acqua e averlo asciugato con la carta igienica, sì, gente, non utilizzo mai l'asciugamani perché è piena di batteri, vado a fare questa maschera all'ananas di Sephora. Questa qui in particolare va ad agire sui pori e promette un effetto tipo lifting, pori più ristretti, vediamo un po' cosa ne uscirà fuori. Ok, allora è la prima volta che provo questa maschera di Sephora all'ananas, sentiamo un po' l'odore. No, vabbè, no, gente, è ananas, cioè ci sono i pezzetti di ananas qui dentro, cioè cosa è? Oh mio Dio. Freschissima. Solo che lo spazio per le labbra è un po' troppo piccolino. Allora, ora la tengo su per 15 minuti e questa qui, a differenza delle altre maschere, è molto più liquida, più acquosa, non è imbevuta di prodotto cremoso, quindi vedremo. Gente, l'ho abbassata un pochino qui perché mi sta bruciando nel contorno occhi. Ops, batteria scarica, sì, lo so, grazie per avermi avvisata. Ok, comunque dopo aver abbassato non ha bruciato più sotto gli occhietti, quindi leviamo. Sono un ananas, mi sento un ananas, mamma mia. Ora massaggio tutto il prodotto. Allora, prime impressioni. Mi sento la pelle molto molto compatta e fresca. Però aspetto un attimino, almeno tipo 15 minuti, e poi vi faccio vedere l'applicazione del SIR del contorno occhi. Successivamente vado ad applicare questo siero di Elisa Vecca che ha un EGF del 10%, ovvero il fattore di crescita dell'epidermide, e lo adoro perché mi rende la pelle super 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 rassodata. Allora, io non so se si capisce, però prima di applicare il siero volevo farvi vedere che la mia pelle è super glow. Cioè. Ok, quindi ora applico questo siero di Elisa Vecca e siccome comunque ora ho la pelle bella idratata, metto solamente due gocce perché di solito se ne possono mettere due, massimo tre, e vado ad applicare qui. E infine vado ad applicare lui, che è il mio super contorno occhi low cost di CN Nature alla rosa. E gente, dovete assolutissimamente provarlo. Appunto, andiamo a stendere poco prodotto perché davvero ne basta pochissimo.
In realtà io il contorno occhi lo applico anche sulle palpebre, qui perché si formano le zampe di gallina, e anche qui perché qui, gente, vi ricordo che con la vecchiaia si formano molte rughe.